Giorni di disagio per i trasporti EAV, in particolar modo per la linea della Circumvesuviana. Scioperi, ritardi, scarsa pulizia e sorveglianza insufficiente sono ormai all'ordine del giorno e sono utenti e pendolari a pagare le conseguenze. A causa di questi innumerevoli episodi, i cittadini torresi, ormai scoraggiati, usufruiscono sempre meno di questo servizio, denunciando ai microfoni TV City una situazione diventata insostenibile. Sono sporchi i treni. Praticamente viaggiamo affollato uno sopra l'altro, non c'è sicurezza, c'è gente che praticamente entra senza pagare i biglietti, pensa che io pago il biglietto, dietro di me c'è una fila, quelli che stanno al botteghino non se ne fregano più di tanto, non segnalano, comunque è un disastro. Io prendo la Vesuviana, sono 30 anni. È mai stato costretto a scendere sui binari? Sì, sono stato costretto a scendere perché parecchie volte a San Giorgio si fermavano i treni e ci facevano scendere per arrivare alla stazione di San Giorgio per prendere l'altra linea per il centro direzionale. Comunque è un disastro. Io ho pensato di fare l'abbonamento per la Ferrovia dello Stato. Io perché ero un'affezionata, 30 anni fa prendevo la Vesuviana, ma adesso ai miei 50 anni non ce la faccio più, prenderò la ferrovia. Veramente un atteggiamento precario nei confronti degli utenti, povera gente, che non riescono più a organizzarsi per andare al lavoro, per andare a scuola, e quindi grande disagio. Non funzionano. Ha sperimentato qualche disagio prendendo la Vesuviana questi giorni? Questi sembrano i carri bestiali che portano trasporti bestiali pieni. Uno sopra l'altro, se questi sono i tre, va bene così. Condizioni pessime, pessime condizioni. Ha vissuto qualche disagio a bordo? Tantissimi disagi, di ritardi, specialmente l'orario dalle 16, dalle 15.30 alle 18. Io dall'ufficio dovevo recarmi a casa, al Colano, e saltava sempre un treno, perché me ne facevo a piedi 5-6 km per non aspettare un'ora e mezza lì al freddo, alla pioggia. Io a Sant'Antonio. Certamente i disagi sono importanti ai fini dei lavoratori che vanno a lavoro al mattino, e quindi praticamente bisognerebbe avere una giusta attenzione per questo percorso e per questa società. Metterlo a posto significherebbe dare un apporto notevole alla cittadinanza.